Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video tag che ho visto su diversi canali YouTube, veramente tanti, quindi nominarli tutti sarebbe veramente troppo lungo. Però in particolare c'è un canale sul quale io ho visto questo video, non sono stata taggata, però ho pensato comunque che volevo fare questo video già da qualche giorno, quindi poi quando l'ho visto su questo canale ho pensato, vabbè, allora potrebbe essere il momento giusto per farlo. E si tratta del tag del gelato. Il canale a cui mi riferisco è True Colors. Spero di aver pronunciato bene il nome del tuo canale. Se non è così, ti chiedo scusa perché io con l'inglese sono un disastro. Tanto colgo l'occasione per salutarti. Io ripeto, non sono stata taggata da lui, però diciamo che l'idea di fare questo video tag mi è venuta guardando il suo video, quindi giustamente lo nomino. Vi lascio magari anche il link al suo canale in descrizione. E comincio subito con il tag dedicato ai gelati, perché siamo in estate e mi sembra il momento più adatto. Prima domanda: che gusto di gelato ti piace? Stracciatella. Seconda domanda: preferisci gelati di gelateria o confezionati? A me i gelati piacciono tutti, sia confezionati che di gelateria. Devo dire che anni fa, in passato, preferivo quelli confezionati, poi negli ultimi anni invece mi sono convertita e ho imparato ad apprezzare anche quelli di gelateria, quindi sicuramente entrambi. Se si tratta di mangiare un gelato, io non mi formalizzo, va bene che sia confezionato, va bene che sia di gelateria. Quanti gelati mangi a settimana? In una settimana diciamo che io mangio 2 o 3 gelati se siamo in estate e se siamo in inverno magari una volta alla settimana. Quindi diciamo che tutte le settimane comunque un gelato, sia che sia estate o inverno, io nella mia alimentazione ce lo metto perché è un dolce comunque che mi piace molto. Gusto che odi? Il pompelmo. A me il gelato al pompelmo non mi piace perché più congelato mi sembra un sorbetto, è troppo ghiacciato, troppo poco cremoso, quindi il pompelmo proprio non mi piace. Gusto che non hai mai provato. La zuppa inglese. La zuppa inglese lo vedo, mi attira, magari penso adesso lo prendo e poi per qualche motivo non l'ho mai preso, quindi non l'ho mai provato. Cono o coppetta? Io preferisco la coppetta, è molto più pratica, me la gusto molto più volentieri. Il cono a me sinceramente dà un po' fastidio perché poi comincia a sciogliersi, comincia a colare, quindi bisogna mangiarlo anche un po' velocemente. E invece la coppetta non ha questo problema, quindi io la preferisco. Mangi gelati solo in estate o anche in inverno? Beh, come dicevo prima, io li mangio anche in inverno, però siccome sono molto freddolosa, ne mangio meno in inverno rispetto al periodo estivo. Magnum o cornetto algida? A me piacciono tutte e due, sia Magnum che cornetto algida, però devo dire che sono abbastanza fedele al cornetto algida, perché era il mio gelato preferito quando ero bambina e in qualche modo è rimasto tra me e il cornetto algida un feeling particolare. Quindi se devo scegliere fra i due io preferisco il cornetto. Gelato al cioccolato o fragola? Io direi perché non ci facciamo un fragola e cioccolato, due gusti e ce li mangiamo tutti e due? Se devo scegliere, io preferirei il cioccolato, però devo dire che se la fragola non è tipo sorbetto, ma è un gelato alla fragola cremoso, allora potrei anche scegliere la fragola. Gelato preferito? Qui, siccome la prima domanda era qual è il gusto che ti piace, presumo che in questo caso intendano il gelato preferito, nel senso il tipo di gelato, quindi scelgo un gelato confezionato. E come dicevo prima, ti dico il cono, quindi cornetto, che sia algida, che sia anche di un'altra marca, non importa, però il cornetto classico, diciamo, è il mio gelato preferito. Dai un voto da 1 a 10. Beh, a me questo tag sul gelato mi è piaciuto perché mi piace molto il gelato, quindi do sicuramente un 8. E poi l'ultima domanda era tagga qualcuno. Io taggo tutte le persone che amano come me il gelato e tutte le persone che desiderano condividere con il popolo di YouTube le loro preferenze relative al gelato. Il tag è concluso, vi mando un bacio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi!